Buongiorno, buona domenica, 23esima di campionato, 22esima per il Napoli. Napoli contro il Verona. Allora, ieri scoppiettantissima la conferenza stampa di De Laurentiis, se ne parleremo tra poco. Se magari abbiamo delle immagini, magari me le fate vedere pure a me. E accanto a me, come sempre, splendida più di mai, Tania La Gatta. Ciao Patrizio, Buongiorno. Ma non c'è buongiorno a una sigla per tutti. accompagnare Tania La Gatta? E buona domenica. Ah, guarda, così mi vorrebbe. No. Grazie per questa bella accoglienza e buona giornata a tutti e buona domenica. Che sia veramente una splendida domenica per ottenere un bel risultato del Napoli contro il Verona. Oggi si balla, voi lo sapete, quando Oggi si segna il balla. Napoli si balla. Oggi vogliamo ballare, ce l'abbiamo da troppo tempo questo desiderio, è vero o no, È Tania? vero, assolutamente sì, ma noi qui abbiamo un parterre ricco di ospiti. Abbiamo il nostro mister Gennaro Ciao, Scarlato. buon Ciao pomeriggio. mister. Ben trovati, Gennaro, come va? Tutto bene? siamo qui, è la nostra splendida La Adriana De giornalista Maio. Adriana De Maio. Ciao Buonasera, Adriana. buonasera, ben ritrovati. Luigi Di Fiore, un collega, un mio fraterno amico che dopo un buco di parecchi anni è ritornato un posto al sole, perché è come una vita parallela un posto al sole, si esce, ma se non si muore c'è sempre la possibilità Per di fortuna non ritornare. siamo morti, Non c'è morto, vi ringrazio tanto però per sta per morire l'accoglienza. forse, perché è molto malato in un posto al sole, però speriamo che si risolva perché la ricerca va avanti, caro. Certo, e speriamo soprattutto nella ricerca, sempre. Non manca qui al mio fianco uno dei perni del programma, Io mi Salvatore sento abbastanza Urco. bene. Come stai? Stai bene tu? Sì, sto bene. Non, poi se c'è qualche parte in cui, insomma, pure per me, no, Ti devo stare aspettiamo. Poco bene, io Prima o vengo poi tranquillamente. voglio si passa, No, però una cosa, l'ospite a fianco a me mi deve far parlare. Mi Manca devi far parlare. Luca Turco che è in ritardo, un Sì, altro, arriverà tra eccolo qua, poco. Luca, tu hai Il fratello di Salvatore Salvatore. Turco. Salve. Non state a sentire a mio fratello che dice tutte cavolate, non lo No, so. vabbè, lui è quello serio. Last Poi, but not least. al web abbiamo Mattia Fele. Ciao Ciao ragazzi. A cui va un applauso. Grande Mattia. Ciao, buona domenica a tutti. E poi Ciao. Lì la nostra infiltrata speciale sul campo, Italia Mele. Buongiorno Italia. Non c'è il biglietto infiltrata. No, infiltrata. Ciao ragazzi, buon pomeriggio dall'esterno dello stadio Maradona, un appuntamento importantissimo per il Napoli, oserei dire imprescindibile. Questa partita può rappresentare una svolta in negativo o in positivo per la stagione, sicuramente per quello che riguarda il campionato. Cominciamo subito con il derby, la formazione che scenderà in campo, gli uomini scelti da Walter Mazzarri, si torna all'antico al 4-3-3 con Gollini, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Mario Rui nella linea appunto dei quattro. A centrocampo giocheranno Anghissà con Lobotka e Cajuste e il tridente sarà costituito da Politano con Simeone e Kvaratskhelia che finalmente torna a disposizione. Oggi stravolgiamo un po' l'ordine consueto e diamo subito voce ai nostri ospiti. Abbiamo un amico che viene proprio da Verona e che quindi ha un motivo in più, se ce ne fosse bisogno, di sperare in un risultato positivo del Napoli. Vabbè, oggi è una giornata che bisogna vincere a tutti i costi, perché se il Napoli veramente vuole andare in zona Champions, oggi è l'occasione giusta, perché anche vedendo il risultato della Fiorentina e come ha vinto il Milan ieri, io dico abbiamo ancora delle possibilità, però oggi è una partita che bisogna vincere a tutti i costi. Invece io voglio portare alla vostra attenzione le parole di De Laurentiis che ha detto ieri sera, c'è un video che probabilmente, se ho capito bene, verrà mostrato dopo in studio. Siamo passati dal vincere, 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 proclamato ai 4-20 nell'ultima partita di campionato quando si festeggiava lo scudetto, al vincere non è fondamentale, l'importante è sperimentare. Che cosa ne pensate? L'anno scorso si è fatta la bocca grande quando abbiamo vinto, quest'anno invece si è ridimensionato con le parole. Allora, da parte mia, innanzitutto dico che le chiacchiere si devono fare a Carnevale, perché fra un po' Carnevale è vicino e bisogna fare i fatti. Vincere, 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 sì, bisogna vincere, bisogna andare in Champions e il presidente ce l'abbiamo nel cuore, però diciamo che ogni tanto. Va bene, lasciamo, prima di lasciare i nostri amici, un'ultima battuta. Vi piace il ritorno al passato? Rapidissimamente. Sì, mi piace il ritorno del passato, perché Mazzarri è stato qua a Napoli e ci ha fatto sognare. Grazie. Niente, sempre forza Napoli. Sempre forza Napoli, oggi dobbiamo vincere. Linea allo studio, a dopo, ciao. Grazie, ma perché ti vedo così a frettolella oggi? Prenditi i tuoi tempi, perché qui abbiamo un'ora per inciuciare, cara mia.
Allora, dopo commentiamo la formazione, però vogliamo salutare gli sponsor. Certo, salutiamo i nostri sponsor a partire da Euronix Gruppo Tufano. I prezzi più bassi di sempre, altrimenti ti rimborsiamo. Facile rental, noleggio su misura per te. CPA, cooperativa produttori abbigliamento, gli esperti del prodotto ad un prezzo ridotto. Autorelli, alimentiamo le tue passioni dal 1977, concessionaria Land Rover, Jaguar, MG e Volvo. KFC, voglia di irresistibile pollo fritto? Passa da KFC. Che aspettiamo con ansia, credo che arrivi al primo e secondo tempo, a quest'ora. Ma anche se arriva un paio di volte, può anche arrivare due volte. Ma io avevo detto facciamolo prima, durante e dopo, come facciamo noi il programma, prima, durante e dopo, anche il pollo l'avrei fatto così. Santo del giorno, qua chi è il santo del giorno? Il santo del giorno è San Giuseppe da Lionessa. Anche se a me dava San Biagio, che invece era ieri, colgo l'occasione, credo farà piacere a tutti di fare gli auguri al nostro Biagio Izzo. Tanti baci, Biagio. Sono anche tanti, tanti proverbi, no, legati a Biagio. Ci sono tanti proverbi legati a Biagio, San Biagio. Quali non sono? Mi ricordo, San Biagio, Suffrid Tras, una cosa del genere. Poi il freddo è entrato. San Martino. Una cosa del genere. Gennaro, a te un po' di serietà. Parliamo allora di questa formazione che non ha niente di sconvolgente. Mi sembra se... invece qualche è ritornato un po' al 4-3-3, almeno in questa slide. Sì, è rientrato Anguissa che mancava dalla Coppa d'Africa, quindi sono rientrati Simeone dalla squalifica, Kvara quindi più o meno è ritornato un po' il vecchio sistema di gioco, con Cajust che ha così sbalzato un po' le gerarchie della squadra, quindi si è ritrovato ancora titolare dove gli era stata data fiducia nella Supercoppa, quindi formazione di base, diciamo che sono gli uomini giusti per affrontare questa gara che secondo me, a prescindere dal sistema di gioco, dal modulare le situazioni, è una partita che devi vincere. Pur giocando male, ahimè, però hai bisogno dei tre punti per non ripartire. Si oggi dobbiamo vincere. Sono un po' fermamente. Di cose da aggiungere a quello che dice. Sì, Osimhen rimane in Sudafrica perché è andata ai quarti di finale. La squadra in Costa d'Avorio, però. Ci sono delle cose da aggiungere. Il fatto anche che Nathan sia convocato, utilizzabile, quindi in panchina quest'oggi, quindi ritorna tra i convocati, e il fatto che invece Zielinski, come era stato anche annunciato, per un affaticamento muscolare o contrattuale, non lo sappiamo. Effettivamente contrattuale. Sono contento che mi sia piaciuta, me la sono preparata. Bravo. Allora un applauso a Mattia. Bravo. Oggi vi ringrazio molto. Bravo. Dicevo che Zielinski sarà out perché anche Mazzarri ieri ha confermato, insomma, questa sua indisponibilità. Vabbè, sì, ma sarà suppongo un po' il leitmotiv di Zielinski del resto della stagione. Ma io spero di no. È difficile vederlo, soprattutto se poi i nuovi centrocampisti del Napoli si inseriranno bene all'interno della rosa. Quindi secondo me, e l'ha detto anche il presidente, ovviamente già fuori se ne andrà. Devi programmare. Quindi, probabilmente il Napoli poi punterà anche sui nuovi e anche gli eventuali, diciamo, nella valutazione dell'eventuale riscatto dei prestiti, insomma, che adesso ha il Napoli in essere. Quindi secondo me Zielinski lo vedremo molto poco nel corso di questa stagione. Io sono contenta, diciamo, del ritorno, anche se del ritorno al modulo, al 4-3-3, anche se Mazzarri l'ha detto, Napoli sarà una squadra che sarà polivalente dal punto di vista del modulo, quindi opterà per dei cambi anche magari in corso della partita. La cosa fondamentale oggi è ritrovare il gol, perché anche dalle statistiche il Napoli è la squadra che segna di meno. Ma infatti il programma si chiama Quando gioca il Napoli, io lo chiamerei Quando segna il Napoli. Vediamo pure se oggi ci fanno. 8 gare senza reti su 14 sono veramente tantissime, soprattutto se pensiamo all'anno scorso, la potenzialità che ha dimostrato il Napoli sotto rete. Quest'anno è veramente un dato molto molto negativo. Ci sono io? Enorme. Rimanga così. No, tu hai chiamato il dato negativo. E sono uscita io. Okay. Quindi, come ha detto Mazzarri in conferenza, dovremmo provare anche magari fuori, i tiri da fuori, e vedere delle soluzioni diverse, oltre a entrare e provare a segnare. Ecco, questa formazione è un abbiamo po' difficile. Abbiamo già la formazione. Lo so. Forse un po' anche chissà. Ma chiunque tiri, no? Chiunque tiri. Li ho trovati i proverbi. Tirava da fuori, era Zielinski.
Kaminski, un po' e non c'è. Io spero che l'arbitro di oggi, chi è l'arbitro di oggi, ecco, che infatti ci faccia, ci tuteli, che para. Piccinini. Come è sto Piccinini? Ma non facevo telecronista. Allora, ti posso dire che Piccinini ha diretto 4 gare col Napoli, tra cui anche un Napoli-Verona, in cui abbiamo vinto 3 vittorie e un pareggio. Questi sono i dati, sì, che ho raccolto su Piccinini, quindi è un dato positivo. Adesso sì, vedremo come si comporterà in campo. Ecco, solitamente più che altro, noi diciamo nella gestione, ecco, dei carnevali. No, io spero solo, noi diciamo sempre che sono risultati, esatto, positivi e promettenti, però esatto, poi dobbiamo vedere anche la partita nella partita, quella dell'arbitro, anche perché abbiamo parecchi diffidati e sono 5, la prossima c'è il Milan, quindi è insomma importante stare attenti anche ai cartellini. Assolutamente. Sì. Vabbè, oggi la ricetta per chi volesse chiamare Marci ha la possibilità di vincere un capo offerto da CPA. La ricetta è il lesso in omaggio a Verona, chiaramente con la peara. Lesso con la peara. Per me, ma peara. Peara. Probabile. Vabbè, già è importante capire che cos'è la peara, ma credo che sia il midollo di burro. Non è la frutta, la peara. È una ricetta molto articolata. Chi riuscisse a chiamarci e a darci la ricetta vince un capo d'abbigliamento offerto da CPA. Vi ricordiamo, CPA offre un abito da uomo a 89 euro, un cappottino 89 euro, maglieria, camicie, jeans, tutto. Insomma, andate a trovare CPA. E il numero per poterci chiamare è il numero fisso allo 081 0145 948. Quindi chiamateci con gli ingredienti giusti della ricetta, il procedimento della ricetta, per poter vincere un capo d'abbigliamento firmato CPA. Andiamo da Italia, che dice Patrizia? La vedo, sì, lì pronta, sì, dallo stadio. Italia, ecco a te la linea. Eccoci, i temi da discutere con i tifosi sono tanti, le dichiarazioni di De Laurentiis di ieri, insomma, che hanno come sempre lasciato un'onda lunga di polemiche e commenti, ma anche il caso Zielinski. E allora io è arrivato nel frattempo anche il nostro amico, che da una parte ha un Aurelio De Laurentiis in versione sceicco e dall'altra un Okvara che poi ci spiegherà come lo ha interpretato. E quindi cominciamo dalla delle faccende, insomma, più strettamente legate alla società. Le parole di De Laurentiis, che è passato da un dobbiamo vincere alla fine dello scorso campionato al dire ieri non conta vincere ma sperimentare, e questa è la vera progettualità. Lei che cosa ne pensa? Allora, io le posso dire che sono molto interdetto, perché se vado alla memoria 2 anni fa, lui ha fatto tanto, no? Via Koulibaly, via Insigne, via Mertens, la vecchia guardia, voleva sperimentare. Ha vinto, e forse non voleva vincere, è brutto dirlo. Avevamo Spalletti, che era l'unico forse tra gli allenatori che aveva l'esperienza del doppio campionato per i mondiali con lo stop, non lo so. Però trovandosi a vincere, è chiaro che tu tifoso, tu che hai il sangue azzurro nelle vene, ti aspetti un ciclo. Anche perché i giocatori c'erano, non erano giocatori che avevano un'età avanzata tale da non poter finire e completare il ciclo. Poi, quello che abbiamo visto ieri, io, se ho capito bene, perché l'intervista l'ho vista ma non ho seguito l'inizio, mi sembra aver capito che Mazzarri addirittura stesse parlando, poi è intervenuto lui, se non ho capito. No, Mazzarri poi durante la conferenza stampa gli era stata fatta una domanda dai colleghi di Sky, lui ha intervenuto, vabbè, comunque questo diciamo che insomma è secondario, ma l'idea del tifoso in questo momento che cosa, qual è, cosa prova? Niente, cosa vuoi provare? È una situazione molto particolare, dobbiamo chiudere quest'anno se veramente vogliamo fare la rifondazione della società, che secondo me già 2 anni fa era partita. L'anno scorso abbiamo vinto, ripeto, chiedo scusa ma è così, nel senso che tu devi aprire un ciclo, invece lo vuoi chiudere, anche il fatto di Zielinski, no? Che ecco, tocchiamo anche questo tema, coinvolgiamo anche il nostro amico, come è stata gestita secondo lei la situazione di Zielinski e che cosa ne pensa? Vabbè, male. Uno che viene pagato e non gioca, non dà la sua prestazione che viene pagata. Sta cosa non mi piace. Vabbè, ma lasciamo stare, a me non piace parlare di tutte queste cose qua. Io faccio solo la canzoncina scaramantica perché io sono un tifoso del 53. Comunque voglio dire a De Laurentiis, ma sei scocciato o non si è scocciato? Se si è scocciato, magari l'arabo ci sta, ce lo dai a lui in Napoli e non se ne parla più. Hai vinto lo scudetto, vuol dire che sei pure tu stato fortunato a vincerlo, perché
questo trascinatore qua l'anno scorso era bravo, mostro trascinatore si è pure fermato e allora non si riesce magari a vincere. Vediamo, la canzoncina te la faccio fare in chiusura, te la faccio fare in chiusura, prima voglio sentire da questo amico che cosa ne pensa invece della gestione della situazione di Zielinski. Ah, io penso che ADL abbia sbagliato perché non lo meritava Zielinski, è uno che 8 anni a Napoli ha dato tutto. E si doveva trovare un accordo perché tecnicamente Zielinski è fortissimo, c'ha l'unica pecca che ogni tanto è discontinuo, d'altronde se era continuo non giocava col Napoli, è uno che ha i mezzi tecnici per giocare con Bayern di Monaco, per Real Madrid e Barcellona. Penso che è stata gestita malissimo, anche perché è un azzardo andare con Barcellona solo con 300 campisti, ma malaguratamente uno viene, si fa male subito, il calcio è così, può capitare di tutto. Va bene. Secondo me è stato gestito malissimo, come pure con Dem. Diego, non, secondo me è uno che quel poco che ha giocato ha dato, è stato veramente fedele alla maglia, quindi non meritava neanche lui l'esclusione. Comunque ci affidiamo ad ADL. Io non, a me non è simpaticissimo, diciamo sono quasi contro, però ci ha portato lo scudetto e quindi non possiamo dire niente. E questo non va dimenticato. Allora, sempre prima di far cantare la canzoncina, devo far lasciare 30 secondi a questo amico che è il promotore in una scuola, in un'area molto a rischio di Napoli, di un evento che mi vedrà, sono molto onorata, coinvolta il 1° marzo e si parla di violenza contro le donne in un territorio molto a rischio. Le chiedo soltanto veramente tempi rapidissimi perché siamo stretti. Cercherò di essere rapidissimo, sì, vabbè. Si presenti? Rosario Liardo, ingegnere, amico di Bruno Siciliano, amico comune vostro, e infatti sarà uno di quelli che parteciperà, perché io, nonostante sia ingegnere, ho un part-time scolastico all'IPIA l'ISIS a Tilio Romano a Via Miano, e faremo questo evento No al femminicidio, e praticamente avrò l'onore di avere lei tra i partecipanti, così da apprezzare anche le doti umane, oltre a quelle giornalistiche che ben conosciamo. Senza fare nomi, ci sarà un sostituto procuratore della Repubblica, ci sarà sicuramente per la maggioranza e per l'opposizione, per par condicio, l'assessore alle varie opportunità e un consigliere di opposizione, così come, ecco, Bruno Siciliano, già l'ho detto, amico comune, e la speranza è di cercare di avere per questi ragazzi, in un'area a rischio e difficile, a far aprire gli occhi sulle realtà purtroppo brutte della nostra società. Grazie, la saluto, ne riparleremo, e prima di lasciarci ovviamente torniamo a quello che è un po' lo show. Canzoncina, vai! E se non ti avessi amato mai, oggi non sarei qui. Napoli, Napoli, intensamente sì, senza ragione né pietà. Noi o Verona 3 gol ci amma fa, perché un quarto posto amma piglia e a Coppa dei Campioni amma a fa. Grazie a tutti, io sono Scaramantico, forza Napoli sempre! Giuliè, 3 gol di... Giulia, 3 babà. Ciao. Grazie. Linea allo studio. Grande. Vi ricordo di telefonare perché fino a prima dell'inizio della partita avete la possibilità di vincere un capo di abbigliamento CPA, ma non solo perché ora lo diciamo, non solo perché come sempre c'è il gioco di Euronics Gruppo Tufano, ecco, con i biglietti ticket, che però è un gioco che avviene esclusivamente su WhatsApp, quindi in base alla partita di oggi Napoli-Verona avete la possibilità di indovinare il pronostico di oggi, quindi al numero 334 34 06 054 potrete scrivere su WhatsApp il messaggio con il pronostico cercando di vincere. Naturalmente, chi vincerà e sarà il primo a scrivere il pronostico esatto prima dell'inizio della partita potrà vincere 2 biglietti per la prossima partita in casa, precisamente Napoli-Genova, del 17 febbraio del 2024. Quindi al via con il gioco di Euronics Gruppo Tufano. Grazie mille per questa possibilità. Invece chi volesse darmi la ricetta dell'esso con la peara, è giusto Salvatore il Turco? Che ne so, deve chiamare lo 081 01 45 94. Abbiamo internet. Bravo. Allora, è una salsa, ragazzi, è una salsa. È una salsa, sì, una salsa col midollo. Col che midollo. Si traduce in pepata. Ah. No, impepata di cozzi. No, in, no. Si traduce in, tra virgolette, pepata. Ah, peara è la pepata. Una salsa povera o più probabile. E vabbè, complimenti a Salvatore che ha vinto. Ha vinto il capo CPA. Ma non ha detto la ricetta però. Ho detto la salsa. Solo la definizione. Ma già cos'è è un indizio. Se mi date la formazione del Verona andiamo a capire come si schierano e che male ci vogliono fare. Si fa per dire. Speriamo poco. Vediamo. Allora, eccola qui, formazione con Montipò,
4-2-3-1, ricordiamo che tra l'altro il Verona in questo mercato ha veramente un po' sfasciato quello che era il suo assetto fondamentale con molti giocatori andati via. Adesso ci sono Ciacciuà sulla destra, Davidovic, Coppola e Cabal, gli altri tre difensori, Serdar e Duda, i due centrocampisti, Folorunscio, di proprietà del Napoli, Lazovic sulla sinistra, Suslov, un giocatore molto interessante, un trequartista slovacco, dietro l'unica punta che è Noslin, che sostituisce effettivamente Ngonge, che in questo momento invece gioca nel Napoli. Conosco quindi solo il portiere. Io, pure io, molto un po'. È Folorunscio che è nostro, no? E tranne quel terzino destro che è più che un nome, è un starnuto praticamente. Ciucciua! Si chiama così. Quindi non lo so. Farà freddo. Offensiva, no Gennaro? Sì, beh, il 4-2-3-1, se gli esterni alti sono degli attaccanti, diventa molto molto offensivo. Ma al di là del sistema di gioco, loro effettivamente, come ha detto prima, hanno un po' sfasciato, no? Gli hanno tolto a Baroni la gran parte dei giocatori che potevano fare una differenza notevole. Questa formazione, sì, tolta alcuni due o tre giocatori, sono giocatori normali. Quindi c'è Folorunscio che è nostro, quindi fu bravo, cioè questo bravo. Senso, comportati bravo, bene perché bravo. Altrimenti in futuro mi piace, non potrai. Vabbè, a me sta a cuore capire se fanno giocare Kvara. Come lo vedi questa formazione? Beh, Kvara gioca. Tu dici a livello di pressione. Oddio, nell'ultimo periodo l'hanno un po' tartassato, l'arbitri. La società anche un po' si è lamentata. Diciamo che poi tra di loro gli arbitri ne parlano. No, a parte gli arbitri, poi dopo questa formazione può dare molto fastidio a Kvara, a chi c'ha addosso? Ma oddio, avendo Folorunscio forse di là a destra, magari va a raddoppiare. Se non c'è uno con le caratteristiche difensive di Folorunscio, potrebbe avere abbastanza libertà, perché non c'è il raddoppio del compagno del giocatore del Verona che lo va a raddoppiare. Vabbè. Anche se Kvara ci ha abituato con Mazzarri ad accentrarsi molto, quindi a ricercare una posizione diversa. Sì, è probabile anche che vada verso il centro, dove c'hanno solo due centrocampisti, quindi si può creare lo spazio in mezzo ai reparti, no? Tra le linee. Sentite, brevemente facciamo rivivere anche ai telespettatori, che non tutti forse avranno assistito alla conferenza stampa, in breve, che cosa è successo, a parte lo scoppiettante dei Laurenti, i contenuti quali erano? Dillo tu, ti avvicinato dai, a Mattia, lì. Pensavo... Allora, è un no look, si chiama, no look. Il mar. Allora è stata la... No, ma sto chiedendo a Mattia. Non è vero, è a te. Ah, okay. Ma dopo abbiamo Zelinski, Mattia, ma lo ricicci l'argomento sì. Zelinski. Dopo perché lo stiamo sedimentando. No, partiamo da De Laurentiis, anche perché tra gli argomenti c'è anche quello di Zelinski, che come specificava prima Italia, insomma, è subentrato all'interno della conferenza prepartita di Walter Mazzarri per precisare alcuni punti, su alcuni argomenti che non gli stavano tanto, insomma, al genio, che ha sentito vociferare in questo periodo. Quindi è passato in maniera anche molto colorita a parlare del mercato, quindi ha raccontato del perché non si è concluso l'acquisto di Perez con l'Udinese. Ad un certo punto ha cacciato un foglio di carta in cui ha letto tutte le statistiche di Lindstrom per mettere a tacere tutte le critiche che gli vengono, insomma, mosse in merito a chi Bip hai acquistato, e quindi ha letto, insomma, che nelle statistiche Lindstrom gioca anche tranquillamente come ala, e quindi che probabilmente soprattutto lui ha specificato che nel passato ha giocato soprattutto come ala, quindi ma se non lo fanno giocare allora lo vedremo, probabilmente. No, ma quello è il bello. Allora, De Laurentiis effettivamente ha voluto un po' coprire l'operato loro, però nessuno dei due allenatori, no? Sia Garcia prima che Mazzarri, non l'ha mai adoperato in quel ruolo. E quindi poi, che vuol dire? Esatto. Non ha manco fatto partire. Paradossalmente Mazzarri non lo poi so, perché non lo vedono, è probabile. Aveva specificato quello che poi aveva detto anche Garcia, fondamentalmente, che non è un giocatore ancora pronto, che ha bisogno di ambientarsi e tutto. Quindi non so quanto tempo ci metterà ad ambientarsi a Napoli. Le critiche, insomma, i dubbi possono venire alle persone, no? Se tu conti la gestione che il Napoli ha fatto di Lindstrom, nel senso che noi avremmo piacere di vederlo in campo in qualsiasi posizione, nella sua posizione ideale, però vediamolo giocare, anche perché c'è poca coerenza tra di loro, non esiste. Diciamo che uno dice una cosa,
e l'altro fa diversamente da quello che uno dice. Esatto, mentre magari qualcuno si aspettava quel famoso mea culpa, no, che doveva fare De Laurentiis, che aveva già annunciato che a fine gennaio, adesso siamo a febbraio, 25 gennaio, quella data, esatto, disse vi aspetterò il 25 gennaio, poi invece di raccontare il perché di questa gestione strana e sbagliata di questa stagione, è andato invece a difendere un po' i vari punti che invece gli vengono poi recriminati. Vabbè, prima di fare una nota di colore, voglio sapere in questi anni, ma io lo so che cosa ha fatto Luigi Di Fiore, mi ci racconterà un po' com'è stato stare lontano da noi e che cosa di prestigioso hai fatto, lo sappiamo, dopo ce lo ricordi. Voglio ridare la linea a Italia e poi veniamo da te. Italia. Sì, allora, io vorrei mantenermi sul tema che stavate affrontando prima in studio e che ha sintetizzato benissimo Adriana, riferendomi anche a quelli che sono i dati che ha snocciolato De Laurentiis prendendo questo pizzino dalla tasca e dicendo che la scelta di Lindstrom era una scelta fatta ben ragion veduta, perché in realtà il ragazzo aveva giocato moltissime partite da esterno destro. In realtà, guardando i dati di Transfer Market, che è un sito estremamente accreditato, essendo considerato addirittura punto di riferimento nella valutazione dei calciatori da parte della Federcalcio, ci scopre in maniera molto banale, andando semplicemente sul sito di Transfer Market, che Lindstrom in realtà di partite da ala destra ne ha giocate poche e tante da trequartista. Volevo coinvolgere anche i nostri amici, poi magari raggiungo, ci avviciniamo, magari andiamo un po' indietro anche a quest'altro amico che è in coda. Insomma, è un racconto un po' strano quello fatto da De Laurentiis ieri. Sì, naturalmente noi l'abbiamo ascoltato benissimo, naturalmente ha simulato anche la squadra auspicando il punteggio pieno, che oggi, dopo il risultato purtroppo non pieno della Lazio, naturalmente sarebbe preferibile in virtù della corsa Champions. Lo spogliatoio a ragion veduta sembrerebbe abbastanza carico, i rientri che ci sono stati dovrebbero accreditare il Napoli con un attacco un po' più offensivo oggi, nella prima mezz'ora sembrerebbe ci sia una partita molto più incisiva e ci aspettiamo uno sblocco di risultato per non arrivare all'inizio del secondo tempo ancora in affanno. Bene, allora 4-3-3 si torna al passato e poi vi chiedo un parere su Zielinski. Su Zielinski? No, prima cominciamo col 4-3-3, scelta di Mazzarri, ritorno al passato, quella forse più nelle corde di questa squadra, considerando che a Roma contro la Lazio e il Napoli non ha fatto neppure un tiro in porta. La Lazio ne ha fatti tre in più, però insomma, al di là di questo pensiamo al Napoli, come contento della scelta 4-3-3? Non faccio più fede negli schemi, perché inizialmente dicono 4-3-3, poi cambia sempre, come ho visto addirittura un 5-4-1, un 3-4-3, non si capisce più ormai. L'importante è segnare. L'importante è trovare un equilibrio e cercare di entrare almeno nei primi quattro, così salviamo la stagione, poi l'anno prossimo se ne riparla. Parere rapidissimo su Zielinski, gestito bene sì o no? Io sono favorevole a tutto quello che fa il presidente, perché avendo visto il Napoli di Naldi, Corbelli, adesso Cucci, ci ha portato lo scudetto, sempre in Europa, perché criticarlo? Alcune cose le sbaglia, ok, ma ci sta pure che si sbaglia. Rapidissimo Zielinski. Vabbè, sicuramente uno degli eroi dello scudetto dopo anni, c'è purtroppo il chi è rimasto scontento relativamente alla questione della lista Champions, però queste sono situazioni interne al calcio Napoli. Grazie a tutti. Gli aveva offerto più dell'Inter e lui non ha accettato. Va bene, allora insomma gli ho fatto raccontare un po' tutto, vi restituisco la linea, poi al ritorno avremo il presidente del Napoli Club Verona. Ciao. Grazie Italia, mi hai lanciato un assist, volevo dedicarmi a Luigi Di Fiore, ma l'assist Zielinski, perché c'ho Adriana che mi stava mettendo in ebollizione l'argomento, credo che lei Italia l'abbia scoperchiato, per cui arriviamo a parlare di Zielinski. Tra te e Mattia voglio sentire un po' di inciuci. Sì, allora dispiace nel senso questa gestione, perché come hanno detto anche i tifosi lì fuori allo stadio, Zielinski da 8 anni a Napoli è una delle attuali, insomma, bandiere magari è un po' troppo, però è un giocatore che ha dimostrato tantissimo sia in campo che umanamente, un attaccamento veramente importante alla squadra e ha fatto tantissimo ed è uno che ha sempre dimostrato tantissima qualità anche in campo ed è stato fondamentale anche nella vittoria dello scudetto, quindi dispiace questa gestione che adesso che sia contrattuale il malessere fisico o di Zielinski sia una scelta, perché effettivamente non sta bene, non lo possiamo sapere, però sicuramente
già da gennaio praticamente è stato ceduto all'Inter, e quindi arrivare a giugno praticamente con un calciatore che già non fa più parte della tua rosa e della progettualità, che è una cosa alla quale De Laurentiis tiene tanto, è difficile, per questo prima vederlo dicevo in campo, è difficile immaginarselo in campo se non all'occorrenza. Come si accennava prima, fuori allo stadio è stato escluso anche dalla lista Champions, così come Demme, che probabilmente è uno l'unico che è dietro Zielinski in questo, nonostante quando è stato chiamato in causa ci ha anche stupito positivamente per come ha giocato, ed Endoker che poi è stato come scelta, insomma, è stato lasciato lui fuori dalla fatemi lista. Salutare Carlo Ciampi, che lo immagino lì seduto in poltrona a vedersi con noi il programma e tra un poco anche la partita Facile Rent, di cui è il padrone, il fondatore, diciamo, che cos'è? Un'azienda leader nel settore del noleggio auto. Ciao Carlo Ciampi, buona domenica. Esatto, perché bisogna anche approfondire questo discorso del noleggio, che è davvero molto interessante. Si risparmia su assicurazioni e manutenzione, ma non solo. Qualsiasi siano le vostre esigenze, i nostri amici di Facile Rent vi aiutano a trovare la soluzione di noleggio su misura per voi. Sì, proprio così, perché con oltre 15 anni di esperienza nel settore, chi meglio di Carlo Ciampi e Facile Rent? Grazie mille a tutto lo staff di Facile Rent. Ciao Carlo Ciampi, voi avete mai noleggiato o usate il noleggio auto? No, io personalmente no, però... La noleggiano per te, ti vengono a pigliare. Anche a me. Però no, è un discorso molto molto utile, perché effettivamente con i prezzi di oggi, sai, risparmiare sull'assicurazione, sulla manutenzione, quindi può essere sui pneumatici, quindi risparmi un po' su tante cose. Sì. Sulle rotture di scatole. Assolutamente. Ecco. Luigi, che hai fatto questi anni senza un posto al sole? Dove ti abbiamo visto? Ho incontrato gente, ho fatto cose. No, voglio dire, per carità, io voglio dire una cosa che mi sembra più importante, che non vorrei, come dire, celebrarmi o autocelebrarmi. Sono felicissimo. Un posto al sole è la mia famiglia, per cui lo sai, tu sei mio fratello, è inutile. Però sono felice di essere qui, innanzitutto per la competenza incredibile. Grazie, caro, grazie. No, per carità, assolutamente. No, mi sono circondato. Pensavi che stavamo a pettinare? No, per carità, dico, era proprio oltre le aspettative erano già molto alte, questo voglio dire. Ma qui le aspettative sono state proprio, come dire, superate. Il mio intervento che ho fatto prima, di la verità. Assolutamente sì. Siamo solo agli inizi del programma. E siamo solo agli inizi. Dove arriviamo. Quindi vorrei, cioè, ci terrei proprio a dire questa cosa. Innanzitutto mi sento onorato di essere qui. Sto assorbendo delle grandi informazioni di grande sapienza e sono, come dire, davvero confortato da questo. Uno, io sono stato un calciatore per tantissimi anni, la nazionale della mia gioventù, menisco. Quindi, come dire, il calcio l'ho sempre vissuto con una partecipazione emotiva molto diretta. Il nostro amico, fratello Germano Bellavia, per qualche volta è riuscito a portarmi anche in curva a quello che era lo Stadio San Paolo, diciamo, odierno Maradona, per cui ho vissuto, però io sono un tifoso da divano, ma in questo momento l'idea di essere circondato da tanta consapevolezza, da tanta sapienza, mi fa sentire veramente bene, per cui ti ringrazio doppiamente di questo invito. Bene, a noi ci fa piacere tantissimo. A questo punto qua ci ha fatto questo monologo, non hai detto che cose hai fatto in questi anni. Ne ho fatte tante, spera che hai creato calma, che dobbiamo lasciare un esatto, sta scherzando, sta scherzando. Torniamo tra pochissimo. E poi diamo subito il collegamento a Italia, perché poi dovrà entrare nello stadio, e poi torniamo sull'argomento Zielinski, perché ha da dire la sua il nostro Mattia Fele. Italia. Sì, allora io sono con una sorta di padrone di casa, per certi versi, anche se in trasferta, perché il nostro amico Gerardo Cervone è il presidente del Napoli Club Verona, che porta ben stampato qui sul suo petto. Allora, una partita sicuramente particolare per te, al di là di tutto, lui è abbonato pur vivendo a Verona, quindi le segue tutte. Innanzitutto ti comincio a chiedere l'atmosfera che hai vissuto fino a poche ore fa a Verona circa questo match, una squadra totalmente rivoluzionata e soprattutto uno dei migliori giocatori in Gonghe, che adesso gioca con la maglia del Napoli. Che si racconta a Verona? Allora, prevalentemente diciamo che siamo tutti quanti speranzosi e cerchiamo di essere ottimisti. Poi, per poter confermare il nostro ottimismo, serve una bella partita oggi, ma una partita bella di gioco e di risultato, così poi stiamo a posto per tutto l'anno a Verona.
E questo è ovviamente un tuo pensiero utilitaristico, ma i temi da trattare sono tantissimi. Si comincia con Zielinski, una gestione un po' particolare. Il presidente ha voluto sottolineare le qualità umane riconosciute al ragazzo, però di fatto è fuori dalla lista Champions, motivazione data da De Laurentiis. Dobbiamo sperimentare i nuovi acquisti e quindi, invece di Zielinski sapendo tutto, abbiamo, dovendo scegliere, tenuto fuori il polacco. Però c'è tanto ancora da giocare in questa stagione e la Champions League potrebbe essere anche una grande opportunità. Ritieni scelta saggia quella di escludere Zielinski alla vigilia di due match importanti come quelli contro il Barcellona? Non ne ho sentito neanche uno che era contento di questa scelta societaria, perché non siamo neanche d'accordo con quanto il presidente pensa di fare, ovvero sia di valorizzare quelli che c'ha già adesso. E il discorso che la vittoria non è importante l'ho trovato veramente poco. Ha detto, ripetiamo bene però le parole del presidente De Laurentiis, perché noi siamo molto precisi. Ha detto oggi non è necessario vincere a tutti i costi, non è la cosa più importante. Quello che è importante per la programmazione è appunto sperimentare, riferendosi chiaramente ai nuovi acquisti, in particolare a Traoré, che dovrebbe essere il sostituto designato per Piotr Zielinski. Ma non va bene, noi abbiamo davanti a noi la partita col Barcellona, gli ottavi, e domani praticamente, fra qualche giorno, e avere la certezza di un grandissimo giocatore come Zielinski in campo, sicuramente grande professionista oltre che umano, sicuramente secondo me sarebbe stato meglio. Per Traoré il tempo c'è. L'ultima te la faccio sul ritorno di Mazzarri al 4-3-3, io lo dico, non amo i numeri che restano tali, in campo ci sono i principi di gioco e ovviamente il nostro mister Gennaro Scarlato, che è in studio, lo potrà spiegare ancora meglio di me come interpreti, perché i 3-4-3 possono essere molto spettacolari, basta guardare l'Atalanta e insomma lì si gioca uomo contro uomo a tutto campo, e come interpreti la partita e come l'alleni. Di fatto però oggi il Napoli torna con la difesa a 4, è una partita da fare. Perché oggi dovranno farla la partita agli azzurri, che cosa ne pensi? Allora, io penso che, come si dice a Verona, i fatti della pentola li sa la cucchiara, quindi, quindi penso che se ha fatto questa scelta sicuramente avrà i suoi motivi, non possiamo sapere. Noi pensiamo a tifare oggi perché la squadra ha bisogno di noi. Va bene, devi far vedere la sciarpa, così restituiamo la linea allo studio e ci salutiamo. Ti aiuto, guarda, vediamo un po'. Questo è il nostro motto, questo è il nostro motto. Grazie ragazzi. Allora, grazie ragazzi, nel frattempo noi ci appropinquiamo all'interno dello stadio Maradona, sperando di assistere ad una bella partita e soprattutto di vedere qualche gol del Napoli, perché non dimentichiamolo mai, i campioni dell'Italia siamo noi, a dopo, ciao! Grazie Italia, buona partita. Signori, sto per aprire una nuova rubrica, un corner dedicato a Mattia Fede. Che meraviglia, che bello. Dici oggi attendo questo momento da ottobre. Me lo sono cresciuto e oggi lo lancio. Sono dei bei 15 secondi fatti bene. Vai, allora, Mattia, tocca del 14:40, vai. No, allora io vorrei partire dalla questione Zielinski, molto banalmente, e non mi prenderò tutto questo tempo che dice Patrizio, nessuna rubrica, semplicemente dato che siamo nel 2024, diciamo molto spesso che il calcio è cambiato, che i calciatori sono diventati dei professionisti a tutto tondo, delle aziende, non farlo giocare quando ce l'hai sotto contratto e gli stesso che non voglia giocare quando è ancora pagato dal Napoli, mi sembra una stortura importante proprio da un punto di vista professionale e lavorativo, anche perché non dobbiamo tornare troppo indietro nel tempo per pensare, per esempio, a Lorenzo Insigne, che ha fatto la stessa cosa, aveva già firmato addirittura nel suo caso con il Toronto a gennaio 2021, c'era Spalletti, ha giocato tutta la stagione, acclamato, ha giocato con tutto l'interesse per la maglia, segnando anche parecchi gol sul rigore quell'anno, ma comunque parecchi gol, e quindi non vedo perché Zielinski, che è un calciatore anche più forte di quelli che oggi vediamo in campo, non possa giocare, quindi mi auguro che sia solo un affaticamento di tipo muscolare. E poi passo al discorso Lindstrom, perché giustamente Italia prima citava questo foglietto di carta che De Laurentiis avrebbe preso in conferenza ieri, con dei numeri che però, guardando, facendo un breve fact checking online, quindi su dei siti che sono chiaramente reperibili anche all'agenzia di comunicazione che si occupa di dare questi numeri al Napoli, effettivamente sono completamente sbagliati, si può dire. Credo, perché vediamo da Transfer Market che Lindstrom effettivamente ha giocato nell'Eintracht e nella sua carriera 116 gare da trequartista, non 29 come citato da De Laurentiis, e solo 14 da ala sinistra e 12 da ala destra. Chiaramente poi il 3-4-2-1 di quel tempo dell'Eintracht era molto fluido, per cui magari la posizione veniva interpretata in modo diverso, però il suo ruolo è quello di un trequartista
poi solo in nazionale ha giocato, magari forse quelli erano numeri della nazionale, ha voluto diciamo un piccolo focus, li ha ristretti in un lasso di tempo magari più nelle quello che gli faceva più comodo nell'ultimo anno e magari ha giocato di più come ala, diciamo che la professione ci impone di dire che non ha intortato quei numeri pure questo giro, conosce molto bene però, diciamo, essendo le statistiche così facilmente fruibili online, esatto. Poi tutti quanti si rendono conto che i dati sono totalmente discordanti con quelli che ha detto lui, quindi poi lui ci prova a insomma intortarci, ma poi non ci riesce. Vabbè, questa è l'analisi giornalistica, ma da sportivo, Gennaro, qual è la tua? Allora, io penso questo. Allora, tecnicamente parlando, io sarei un pochettino egoista, no, nella scelta. Mi spiego meglio. Se c'ho un giocatore che è superiore a tutti gli altri nel ruolo, gioca lui, a prescindere, se è in scadenza, se ha 10 anni di contratto o meno. È in scadenza, lo sfrutto perché è ancora sotto contratto, quindi perché non utilizzarlo? Poi se ha il problemino fisico è un altro discorso. Lo vedremo più avanti, perché una contrattura si scioglie in 2-3 giorni. Quindi. A proposito di contratture, Meretti come sta? Lo sappiamo. Non è ancora convocabile, non è ancora pronto. Dovrebbe tornare, insomma, a breve. Uno degli ultimi, insieme a Olivera e poi a Osimhen, che probabilmente dalla prossima potrebbe. A me però non sta dispiacendo. Assolutamente, bravissimo. No. Giocare, infatti tocca vedere quando rientra Meretto e cosa gerarchie succederà. Esatto. Perché si è creata veramente una netta differenza. Da sicurezza comunque. Avere due portieri di questo livello ci dà sicurezza. Io comprerei un terzo, perché il portiere del Frosinone non mi dispiace, lo sai, sta giocando bene. Il portiere del Frosinone. Anche se ieri nel primo gol ha fatto un piccolo errore. Non sarebbe male. Io invece vi leggo un po' di pronostici che ci arrivano da casa. Ma tu che stai dicendo? 2-1, 2-0, 3-0, 2-1, 3-1, 3-0, 2-0, 2-2, 2-1, 1-0, 0-0. Quindi c'è veramente... Per me sai quando finisce questa partita? Vai. 4-0 per il Napoli. Ci sta. Ecco. Pure per me. Perché è un risultato tondo, per la legge dei grandi numeri. Tutti i gol che non abbiamo segnato. Bravi, facciamo tutti oggi 3-1. Io sono 4-0 pure io. Io sono curioso di sapere chi ha scritto 0-0 là nei pronostici, magari perché lo salutiamo. Te lo farò sapere. Ma ci volesse dare il suo pronostico. Salutiamo Maruzzella, così non ha niente. Maruzzella, tanti baci, hai visto? Non abbiamo aspettato. Salutiamo anche. Tu dici che e c'è. Poi grazie. Sì, il pronostico di grazie è importante oggi. Grazie a chi ha sempre i pronostici, Luigi, tu non lo sai, ma è una medium. Grazie. Allora, volta però non ha indovinato. Non ha indovinato? No, l'ultima volta. Vabbè, può capitare qualcosa. Esatto. Vabbè, però è sempre molto preciso. Eccola. Andiamo al telefono, pronto? Buongiorno, sono Silvio. Silvio, buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutti i presenti. Anche agli assenti, perché Luca Turco lo stiamo aspettando, prima o poi arriva, chissà che fine ha fatto. Sì, salutiamo sicuramente pure lui, non ci costa niente. Dunque, volevo dire questo, magari do un paio di spunti, non so se può rispondermi Scarlato o altri. Scarlato tra l'altro l'ho seguito tantissimo, uno dei calciatori che ha fatto tutti i ruoli possibili e immaginabili. Bravissimo. Ma solo magazziniere, secondo me. Comunque, e in futuro lo farò, tutto bene. Comunque, la cosa non me lo sta ruffianando, voglio un suo parere vero. Dunque, Di Lorenzo, facendo giocare Di Lorenzo in questo modo mazzarriano, noi lo limitiamo, nel senso che Di Lorenzo è un ottimo giocatore, non buono, ma un ottimo calciatore, però in tutta la sua, come dire, la sua potenzialità, avanti, dietro, centrocampo, cioè, se noi lo facciamo giocare come un terzino cagnaccio, diciamo, beh, ci sono tanti migliori di lui. No, non è che lo sto screditando, spero di essere stato chiaro, sinceramente. Poi volevo aggiungere un po' di pepe su Zielinski. La piara. Sì, su Zielinski successa stessa cosa con Hamsik, un altro valore rispetto a Zielinski, ma anche lui teneva qualche abortino e anche lui non era che era proprio questo top player, però... Un po' altalenante. Ultimamente poi perché fece palestra con un mio amico, vabbè, come fece tanta palestra, fece massa, quando si fa massa si perde tanta, si perde elasticità, vabbè, lasciamo fare. Ma Zielinski che cosa è mancato? A Zielinski è mancato la cena sulla nave da crociera, perché
Hamsik, se voi ricordate, non avete una memoria corta, successe un po' la stessa cosa. Poi ci fu quell'incontro privato dove qualcuno dice pure delle cose, ma non mi voglio beccare le denunce. Comunque praticamente si fece un accordo strano, un accordo, e Hamsik continuò qui. Zelensky è mancato questo, ci mancò questa, cioè è mancato questo accordo. E vi dico un'altra cosa, impazzire anche lui come calciatore, tutto sommato, non mi fa impazzire. Non andava trattato in questo modo, secondo me. Ho rubato già tanto tempo, aspetto la risposta di Scarlato e di chiunque, perché siete tutti competenti, e vi faccio un grosso in bocca al lupo. Buona grazie, domenica. Buona domenica. Grazie, grazie mille. Mister. Io ho capito, Pepe e la cena si ingrana da Crocino. No, quella precedente su Di Lorenzo. Su Di Lorenzo, allora è normale che se fai un 3-5-2 Di Lorenzo lo usi come braccetto di destro, lo limiti molto nella fase di spinta, quindi non è propositivo, a meno che non gioca con Gasperini che gli piacciono i marcatori che poi vanno ad offendere. In un 4-3-3, partendo nella sua posizione preferita, devi vedere se l'allenatore gli mette magari dei limiti all'interno della gara, è tutto da vedere, però effettivamente se lo tieni lì bloccato un po' lo limiti nelle sue qualità. Per quanto riguarda Zielinski mi sono espresso prima, effettivamente se nel caso dovesse essere così è una gestione sbagliata. Infatti la palestra è vera? Non... La palestra no, perché la massa, loro intendono, cioè che il muscolo cresce e quindi ti appesantisce, ma dipende come lavori sulla massa. Mi vedi appesantito? No, io e allora, che hai i muscoli, vedi? Avete sentito il profumo di KFC? Ah, è arrivato. Luigi, noi stiamo per vedere una serie che hai fatto in Grecia. Dovrebbe uscire a marzo su Rai 2, Kostas, dai romanzi di un grandissimo scrittore ellenico, diciamo paragonabile a Omero. Sì, Omero, insomma, non esageriamo. Comunque è una cosa abbastanza particolare, innovativa, nel senso siamo tutti attori italiani che recitano in ruoli di personaggi greci. Bello. E per cui sarà molto interessante come cosa. Tutto deriva appunto dai romanzi di Markaris, che è un gigante della letteratura greca, ha 86 anni in questo momento, e per cui siamo molto così... molto attenti, il protagonista è Stefano Fresi, io sono tra i protagonisti della cosa. Come? Tu fai un commissario. No, il capo della polizia, il commissario lo fa Stefano Fresi, io sono il capo della polizia, per cui sono, insomma, insieme conduciamo queste indagini, ma è una cosa molto, molto, molto interessante. Infatti, speriamo, mi hai parlato con grande entusiasmo. Quindi. Speriamo che possa andare bene, siamo invece, tutti... Quando vai in onda, già l'hai detto? Marzo, dovrebbe il essere canale. Marzo, Rai 2. E invece che cosa hai fatto in questi anni? Perché hai fatto... Ma 22 anni, Patrizio, da raccontare, sono enormi. Tutto lui è un attore di teatro strepitoso. Tanto tempo! Sì, 22 anni è mancato. 22 anni, due anni più di Ulisse, per cui è stato così un grande ritorno alla mia Itaca. Napoli per me è veramente la mia Itaca. Sono ritornato qui, a Napoli ci sono legato, come dire, cuore, mani, sangue, carne. Mia madre è seppellita qui, tanto insomma per dirla come stanno le cose. E quindi per me Napoli è veramente la mia Itaca. Dopo 22 anni sono ritornato in famiglia, non ho trovato i proci, ho trovato soltanto gente meravigliosa ad accogliermi, e per cui sono felice, Patrizio, felice. Lui ha fatto un recital dedicato a Dante strepitoso, era di una bravura, spero che se capita di rivederlo in scena. Chi lo sa, speriamo, mai dire mai, magari lo riprenderemo. Sai, Dante è tutto per noi, Dante ci ha inventato un idioma, una lingua dove tutti noi ci riconosciamo. E quindi ci ha dato un approccio anche psichico a quello che è il nostro modo di provare i sentimenti, manifestarli. Noi li manifestiamo soprattutto nelle nostre lingue dialettali, ma l'italiano è la lingua nella quale poi dovremmo riuscire a comunicare generalmente con tutti, e questa connessione psichica ce l'ha regalata Dante, per cui è meraviglioso questo. Un applauso a Dante. Applauso a Dante. Invece anche io, scusatemi, anche io voglio darvi un appuntamento con la mia nuova fiction. Su Canale 8. Una risposta a Mare Fuori, ambientata nel mondo culinario, si chiama
pitture di mare fuori, quindi se volete, insomma, sono lì, ma io ho una... No, non me ne andate via, perché mi devi mettere il video, mi devi mettere il video, dalla regia mi devi mettere il video. Un contributo, più che altro abbiamo scovato chi sarà il nuovo attaccante del Napoli l'anno prossimo, sarà un giocatore che praticamente è capace di prendersi dei falli in area di rigore tuffandosi, un grande tuffatore, vi faccio vedere, ecco, proprio dalla regia se mi agevolano il filmato, ecco qua quello in pettorina, ecco qua, è quello che praticamente si tuffa, dovrebbe prenderlo il Napoli. È stato spinto però. Ma si è tuffato, quindi è calcio di rigore, spinto. Calcio di rigore non vuol dire niente, calcio di rigore, quindi complimenti al Napoli per il nuovo acquisto. E seguite Fritture di Mare Fuori, mi raccomando. Vedremo sicuramente, telefonate sulla ricetta, non ne arrivano peggio per voi, perché i capi CPA sono lì che vi aspettano. Dai il tempo che stanno pranzando, il tempo che inizia la partita, ti faccio vedere quanto. Allora rimangiamo, facciamo siccome. Invece qua che arrivano. Allora, notiziole, Torino-Salernitana terminata 0-0, quindi dopo una lotta vera e propria, però con zero tiri in porta da una parte e dall'altra. Un derby granata. Terzo 0-0 della giornata, tra l'altro potrebbe essere un record, ed è intervenuto anche Mazzocchi a DAZN. Dobbiamo pareggiare il loro spirito di sacrificio per far uscire le nostre qualità. Queste le uniche parole. Vabbè. Scusate, io volevo ricordare, perdonare, solo una piccola inciso. La regia di Costas è di una gigantesca Milena, fantastica regista. Una regista donna della serie. Una regista donna, ragazzi, Milena Cocozza. L'anno abbiamo rotto un tabù, cioè quest'anno ci sono assolutamente donne, una regia gigantesca. A parte la presenza delle giornaliste meravigliose, inviate di guerra, quindi veramente finalmente state... Avete conquistato lo spazio che meritate e lo fate con grande professionismo, bravissime. Quest'anno Paola Cortellesi, trionfo al botteghino, Maria Sole Tognazzi, chi ha più ne mette. E ora aspetteremo Milena Cocozza, che ha fatto un lavoro straordinario su Costas. Va bene. Nel frattempo andiamo al telefono, che ci chiamano da casa. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Ciao. Sono Limone di Emilito. Buonasera, Limone. Come state? È stata bene? Sì. Tutto a posto, grazie. Ma quel signore che sta un po' da solo, che fai con il medico? Ma c'è il fratello? Come c'è il fratello? Sì, ma lei è troppo simpatico quando parla, lo sapete? Chi? Il milanese? Non è troppo simpatico? È simpatico. Sì, grazie. Sì, sì. Ma è una persona simpatica. Dai 4, 5 gol. Il Napoli sull'anno fa un gol e vince. Uno solo, sudando uno, pure. E basta, perché stanno stanchi i giocatori. Stanno e vabbè, l'importante è farlo questo gol e portare il risultato a casa. Stanno stanchi, dottoressa. Hai pensato, ha chiamato un studio medico, hai sbagliato. Lo studio no, è... No. Vabbè, noi ne vogliamo di più di gol, ma ci accontentiamo anche di uno solo. Arrivederci. Grazie. Salve, signor Limone. Arrivederci. L'andese frittura di mare fuori, hai detto, giustamente. Allora, me la date questa ricetta dell'esso con la peara? Vediamo se su WhatsApp ci scrivono qualcosa inerente alla ricetta, ma devono chiamare, quindi anche se scrivono non vale. Chissà che stanno mangiando, da loro. Non parliamo. Ci viene l'angurino. Luigi, invece, in questi anni tu hai fatto una serie che io ho visto in televisione sempre. Qual era? Commissario Nardone, forse. Commissario Nardone. Grande, sì. Di Costa, regia di Costa, grande, una storia vera italiana. Abbiamo imparato le cose incredibili, noi non lo sapevamo, ma per esempio chi ha inventato la polizia che gira con le automobili per la città? La volante, l'hanno inventata gli italiani, il numero d'emergenza, l'hanno inventato gli italiani, questo commissario che veniva da Avellino e che è trapiantato a Milano, il commissario Nardone, inventa delle cose straordinarie, abbiamo conosciuto delle cose meravigliose grazie a questa fiction che è andata in onda su Rai 1 ormai qualche anno fa, ma davvero di straordinario impatto storico, emotivo. Chi era l'attore? Il nostro grande attore napoletano. Chi è? Ce ne abbiamo talmente tanti a Napoli di talenti, chi è? Dai, indovina, un capo CPA, indovina. Provaci. Nardone chi era? Nardone, dai, grande attore napoletano, di grande verve, di grande... Io. No, odierno, qui, dai, ma come? Assisi. Ah, Sergio Assisi. Salutiamo Sergio Assisi. Sì. Eccoci, andiamo Sergio Assisi pronto? Al telefono.
Buon pomeriggio, belli a tutti quanti. Ciao Maruffella, ti abbiamo salutata, hai visto? Un bacio a tutti quanti, in generale. Ma sei contenta che ti abbiamo chiamato prima noi di te? Mi avete salutato e vi ringrazio, molto gentili, perché se non mi salutavo vi non telefonavi più. Bravi, ho corso questo rischio, meno male, male che mi è venuto, vedi? Meno male, se no facevi giù la trasmissione. Come stai? Fisicamente tutto a posto? Sì, sempre lo stesso, è purtroppo la patologia è un po' delicata, hai capito? Vabbè, con l'aiuto del Signore va avanti. Il pronostico per questa giornata, come lo vedi? Quanto vince il Napoli? No, lo dico il risultato perché è scaramantico, è scaramantico. Peste. No, però penso che Politano segnerà un gol. Chi? Politano. Politano. Vediamo prima che entri. Io sto su Instagram. Sì. Su TikTok, dappertutto. Bello. Voi non mi avete visto nessuno a me. Ah, non lo sapevamo. Ma tu ci dici dobbiamo aggiungere un po' alla volta. Chi è il suo contatto? L'ho messo su Instagram. E allora siamo su Instagram. Saremo presenti anche lì. Ci vengono gente dappertutto, fotografie. E come si chiama? Come si chiama la pagina? Instagram. Non lo so, hanno messo su, me l'hanno detto a me perché c'è un telefonino normale che hanno messo su Instagram. È diventata famosa grazie ad altri. Ti hanno taggato, quasi. Ho fatto una domanda e io ho risposto che l'amore non è. È diventato virale il video, Una volta. Ha risposto cosa ha risposto? Non ho capito. Che l'amore non è più come una volta. È giusto? No, che lei ha verità. No, è vero. Alziamo le mani. Hai ragione. È vero, io ho 80 anni, figurati che la caccia vista e che la bene. Certo. Puoi notare la differenza rispetto a prima. Maruffella, auguri. Ti salutiamo perché tra 2 minuti inizia la partita. Siamo quasi. Forza Napoli, sempre, non faccio i miei commenti, ma raccomando. È Politano che mi fa su gol, mi regala a me, capito? Mio figlio mi ha regalato la tuta del Napoli. Che bello! A 80 anni. Brava, benissimo. Che lo so quando, come sono tifosa io, capito? Allora, quando ti metti la tuta, fatti fare una foto e la mettiamo noi sul nostro Instagram. Ok, va bene. Buona domenica, grazie. Tanti baci a te. Ciao ragazzi, un bacio. Ciao. Quindi manca veramente un minuto, anzi 30 secondi per la fine del gioco di Euronics Gruppo Tufano. Quindi affrettatevi a mandare gli ultimi pronostici al 334 34 06 054. Quindi pubblicità. E quindi ci vediamo tra poco con il mito di Napoli-Verona. Pochi minuti, sta per iniziare. A tra poco.